La terza corsa della giornata Gentleman, il premio Canal Grande riservato a soggetti di 4 anni su Carcam Cenrico Summa in sostituzione di Jole Annaco. Sono in 10, in prima fila Cecco Caparre, Chantal RG, Carcam, Comando Luis, Chinone Jet e Carbone. In seconda fila Costa Rica Pax, Caviar Almas, Christian EG e Ciclone LL. Problemi per Comando Luis. Carcam è il più veloce alla chiusura delle ali nei confronti di Cecco Caparre e Chantal RG. Poi a largo interviene Chirone Jet. Squalificato Comando Luis. C'è Carcam a comandare le operazioni e Cecco Caparre che si sposta a destra. 15-200 iniziali. Cecco Caparre va ai lati di Carcam che ha un'incertezza. Insiste Cecco, sbaglia Carcam. È così. Cecco Caparre leader. Quarto in 30. Squalificati 3 e 4. Leader Cecco Caparre con 600 in 44 e mezzo, si viaggia sul piede dell'1,14 e mezzo. Il figlio di Varenne e Madame Caparre fa selezione. In seconda posizione Christian EG, affiancata adesso da Chirone Jet. Minuto scarsi il primo giro, qualcosina in meno. Cecco Caparre, leader. Anche al completamento del chilometro percorso in 1,15, Chirone Jet scende in seconda posizione. Nulla cambia, adesso Cecco Caparre riallunga, Chirone Jet lo insegue di fronte a una frazione in 14,8. 1,29,8 i tre quarti di miglio, sembra in una botte di ferro il leader, deve solo far trascorrere i metri. Allunga Cecco Caparre, se ne va, Cecco Caparre. Piuttosto sollecita anche la curva, ne viene fuori una media notevole per Cecco Caparre. Con Michele Immobile, il training di Luigi Lettieri, anzi la proprietà di Luigi Lettieri e il training di Michele Di Maro, mentre per le piazze Costa Rica Pax. In prossimità del traguardo, appariglia completamente Chirone Jet. Quindi successo di Cecco Caparre e foto per il secondo tra Costa Rica Pax al largo e Chirone Jet all'interno. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1,14,2-1,14,3 per questa rivelazione. Cecco Caparre, certamente non oggi, ma cavallo che ha iniziato a far bene da poco tempo, ma va veramente forte.